tutti, sono Barbie Xenex e oggi vi parlerò in anteprima di Flatliners, Linea Mortale, che uscirà nei cinema il 23 novembre. Si tratta di un film horror, un po' thriller, in cui potrete vedere Ellen Page in una delle sue prove più inquietanti. Però non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e azionare anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui film in uscita e soprattutto per sostenermi. Le iscrizioni, così come mi piace, aiutano un sacco il mio canale a crescere, quindi grazie mille se lo farete. Oggi parliamo di un thriller horror con Ellen Page, ma non era la prima volta che la nostra cara Ellen, che io adoro tantissimo, si è cimentata in dei progetti un pochino più inquietanti. Non so se conoscete Hard Candy, che praticamente abbiamo visto in 4. Un film davvero particolare e inquietante. Se siete tra quei 4 che l'hanno visto, oltre me, fatemi sapere qui sotto. Se non l'avete visto, vi consiglio di vederlo. Ma parliamo subito del film. Flatliners, Linea Mortale, è il remake di un vecchio film degli anni 90, che io sinceramente o non ho visto o non mi ricordo assolutamente. Forse potrei averlo visto da molto molto piccola e in tal caso il mio giudizio su quel film non sarebbe per nulla attendibile. Se voi l'avete visto recentemente la prima versione del film, fatemi sapere. In questa nuova versione del film troviamo diversi punti in comune con la storia originale che ho letto, sono andata a fare i compiti, così come uno stesso attore. Questo film parla della storia di Courtney, interpretata da Ellen Page. È una studentessa di medicina ossessionata dalla morte della sorellina. È razionale, crede alla scienza, però in un certo senso non si arrende di non poter andare oltre la vita, che ci sia una remota possibilità di andare nell'aldilà. Per provare ciò, Courtney fa un esperimento. Ovviamente deve farlo in segretezza totale, coinvolge alcuni amici e decide di fermare il proprio cuore per 60 secondi e poi farsi riportare in vita, così da poter registrare le attività del cervello e ricordare soprattutto cosa ha visto, cosa ha vissuto. E quello che all'inizio potrebbe sembrare un esperimento suicida, in realtà si rivela tutt'altro. Courtney torna dalla morte sana e salva, e anzi, pure meglio. Questa esperienza sembra averle esaltato tutte le capacità cognitive, ricorda qualsiasi cosa. Studiare medicina è faticoso e stressante, quindi proprio per questo a diversi studenti farebbe comodo ritornare così, un po' più freschi. E proprio per questo i suoi amici decidono quasi tutti di sottoporsi allo stesso trattamento. E tutti torneranno con queste fantastiche capacità. Io, se non dormo per almeno 8 ore, sono uno zombie. Questi ritornano dalla morte, stanno meglio di prima, vi rendete conto? Boh, l'ingiustizia. Dopo un momento tutto rosa e fiore, qualcosa non torna di questo esperimento. Tutti questi ragazzi iniziano a avere delle visioni inquietanti e tutti sembrano essere perseguitati da qualcosa. E qui inizia il dubbio: sarà un brutto scherzo del loro cervello o la realtà? Davvero qualcosa li sta perseguitando? E nel caso, sarà pericolosa? Lo scoprirete guardando il film. Essendo nell'ambito horror, non credo che ci siano proprio dei film universali, almeno quelli universali che possono far paura a tutti, credo siano ben pochi. In genere abbiamo paura ognuno di cose diverse. Molti di voi hanno paura delle cose concrete come i serial killer, roba del genere. Io invece ho tantissima paura delle cose come gli spettri, i fantasmi, i spiriti. Mi fanno paurissima e poi non dormo per 3 giorni e quando devo andare al bagno al buio, tutta casa vuota e silenziosa, mi muoio di paura. Se siete del secondo tipo di persone, allora siete come me e molto probabilmente questo film vi farà paura, altrimenti no. Questo tipo di temi ha molto acchito sulla sottoscritta e quindi forse proprio per questo ero in tensione tutto il tempo. Trovavo tutto il film estremamente inquietante e soprattutto sono saltata a tutti i jumpscare. Tutti! Se queste cose di base non vi fanno paura, neppure il tema, secondo me allora... Ma iniziamo un po' a parlare nel concreto del film. La regia è data al regista danese Nils Arden Oplev, lo stesso che ha diretto anche Uomini che odiano le donne, la versione originale della trilogia. E secondo me il fatto che non sia un regista statunitense si vede un po' dall'approccio che ha avuto al film. Una delle cose che mi ha stupito tantissimo del film sono le ambientazioni, soprattutto le scenografie sono pazzesche. C'è questa scuola di medicina che sembra quasi Hogwarts, bellissima letteralmente, ma anche questo ospedale pieno di vetrate, davvero delle ambientazioni non tipicamente da film statunitense. I personaggi secondo me sono gestiti bene, nonostante ci sia una personalità di spicco come quella di Ellen Page, oltre a essere un'attrice estremamente brava e anche quella più famosa e molto più carismatica, i personaggi sono stati gestiti abbastanza bene per non essere soffocati dal personaggio centrale del film. Inoltre mi è piaciuto che all'interno di questo gruppo di amici, di studenti di medicina, non ci siano solamente attori caucasici. E l'altra cosa ancora più importante è che le loro origini non avranno nulla a che vedere con la caratterizzazione del loro personaggio. Ottima cosa. Tutte le ragazze sono delle studentesse e nessuna di loro è vestita in maniera inspiegabilmente sexissima come succede in moltissimi film. Nonostante ci siano delle scene intime, insomma, il loro corpo non viene preso e sbattuto lì tranquillamente, mi è piaciuto che il look del personaggio di Ellen Page sia abbastanza queer, proprio come molto spesso si veste anche lei. Inoltre c'è un altro dettaglio da
non sottovalutare, che è molto importante. Per sottoporsi a questa esperienza, tutti i personaggi devono, insomma, avere il petto libero qui per fare un massaggio cardiaco, tutte queste cose. E tutta questa situazione non è stata sfruttata per farci dei topless gratuiti, che non avrebbero aggiunto nulla al film, ma neppure per rendere quel momento sexy o cosa del genere. Non c'è nessun taglio da guardone da parte della regia, il che è una cosa piccola ma molto importante. Se tutte queste cose mi sono piaciute, il reparto make up a me non ha convinto particolarmente. C'è il personaggio di Diego De Luna che ha una parrucca. No. Inoltre c'è un cadavere che è morto da giorni e ha ancora l'eyeliner. Quindi io voglio sapere che eyeliner usa. Inoltre diciamo che gli influssi di Stranger Things si sono fatti sentire, sono arrivati fino al cinema. Questo film secondo me può piacervi se siete dei grandissimi fan di Ellen Page, oppure se questi temi sono dei temi sensibili che già un po' vi prendono, vi incuriosiscono, oppure un po' di per sé già vi spaventano. Nel caso non fosse così, non è proprio il film perfetto per voi. Fatemi sapere voi se avete visto la versione originale, se vi ricordate altre prove più inquietanti di Ellen Page, fatemelo sapere. Soprattutto voi, cosa fanno paura? Perché a me le cose come spiriti così fanno un sacco paura, le cose invece come serial killer, roba così, no. E fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video, nel caso vi sia piaciuto avete messo mi piace, grazie mille. Qui sotto trovate il link al mio altro canale e anche a tutti i miei social se volete seguirmi ovunque. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!